Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di lancio del Festival della Salute Globale. Da Daniel Della Seta un cordiale bentrovati in una fase storica davvero complessa che però non ci ha impedito quest'oggi di essere qui per lanciare un'iniziativa davvero importante della quale ringrazio i promotori, gli organizzatori e anche tutti coloro che intenderanno dare voce, cronaca a questa importante occasione di confronto. Infatti è un festival questo rivolto agli appassionati di scienze e conoscenze, ai cittadini del mondo, perché è proprio la globalizzazione al centro dell'analisi di tanti numerosi attori di questa iniziativa che sappiamo si tiene generalmente a Padova, e Padova è il centro di questa iniziativa. In questa edizione dal 9 al 15 novembre 2020, sappiamo bene che il festival normalmente ha luogo a primavera, nella prima settimana di aprile, per le ragioni conosciute della pandemia è stato spostato in questa nuova data e abbiamo dovuto scegliere anche la modalità online, almeno nella prima parte della settimana, per tutti quelli che saranno i contributi di molti e sostanza che vedranno pensatori, premi Nobel, clinici e soprattutto cittadini anche che porteranno la propria esperienza in un confronto davvero fruttuoso, un confronto della comunità interata anche in precedenza, un filo rosso che ha guidato fin dalla primavera ad oggi gli appuntamenti cadenzati del Festival della Salute Globale. Quindi durante tutto il corso di questi mesi sono stati tanti gli appuntamenti anche che hanno visto importanti azioni a contorno di questa iniziativa. Allora io vorrei ringraziare l'editore La Terza per aver ideato e progettato il progetto, che è in collaborazione con il Comune e l'Università di Padova, il patrocinio della Regione Veneto e della provincia di Padova e partner della manifestazione la ONG Medici con l'Africa QAM. La direzione scientifica è affidata al professor Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica e naturalmente anche consigliere, sappiamo, del Ministro della Salute Speranza, e al professor Bella, che è direttore del Centro per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità e attualmente docente di Salute Globale alla Facoltà Università Cattolica. Vado a presentarvi intanto i nostri ospiti e i nostri relatori e ringrazio soprattutto anche i colleghi giornalisti che hanno inteso partecipare a questa conferenza, pregandoli naturalmente di poter rivolgere anche loro domande o quesiti ai nostri ospiti attraverso il sito del festival, che è festivalsaluteglobale.it, e anche è possibile seguire la nostra diretta dalla pagina Facebook Festival Salute Globale. Ringrazio quindi tutti gli operatori e tutti coloro che sono presenti quest'oggi. Vado a presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo allora innanzitutto il rettore dell'Università di Padova, il professor Rosario Rizzuto. Buongiorno professore. Saluto, ecco, adesso attiviamo anche i microfoni dei nostri ospiti. Saluto la consigliera comunale del Comune di Padova, dottoressa Stefania Moschetti, che è qui in luogo anche del sindaco Sergio Giordani, che ringraziamo anche per la disponibilità e per la collaborazione. Saluto l'editore Giuseppe La Terza e naturalmente i nostri due direttori scientifici, il professor Walter Ricciardi e il professor Stefano Vella, che vedo collegati. Andiamo subito insieme allora a capire quali siano il significato anche per la città di Padova di questa manifestazione. Prima di farlo invito la regia a inviare questo breve video di introduzione a quelli che saranno un po' i temi legati alla globalizzazione e alla salute. Corona virus, we've been working very hard on this, we've made tremendous progress. Nous sommes en guerre. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Il Festival La Salute Globale è un concetto che va oltre, che si occupa delle grandi diseguaglianze, delle grandi pandemie, di come affrontare
il rapporto tra ambiente e salute. La salute oggi non ha confini e quindi parlare di salute, per esempio, degli immigrati significa parlare della nostra salute, perché significa affrontare temi quali quale sarà la prossima pandemia, come si farà a sopravvivere alle malattie croniche che oggi riguardano un italiano su due. Abbiamo sentito, allora abbiamo ascoltato Festival Globale della Salute, la globalizzazione, la salute, i temi di queste riflessioni al centro di questa analisi che si sviluppa lungo una settimana intera. Che cosa rappresenta anche per Padova, per l'Università di Padova? Rettore Rosario Rizzuto. Buongiorno a tutti e a tutte. Con grande entusiasmo Padova e la sua università ospitano il secondo Festival della Salute Globale. È un festival che viene dopo una prima edizione frizzante, vivace, che ha portato cittadini e scienziati a discutere insieme del grande tema della salute, con una lettura che quest'anno ha dimostrato, se per caso ce n'era bisogno, di straordinaria importanza e attualità. Veniamo da un anno terribile, un anno nel quale le nostre vite, la nostra società è stata travolta da una grande emergenza sanitaria. E questa emergenza sanitaria ci ha detto due cose con grande forza. La prima, che la salute è globale. La pandemia ha colpito tutto il mondo, la pandemia ci ha mostrato come i virus, i grandi problemi della salute viaggiano e si diffondono con straordinaria rapidità e sono particolarmente efficaci se la risposta non riesce a essere una risposta unitaria, una risposta nella quale le buone pratiche, le visioni condivise non diventano esperienza di tutti e pratiche di tutti. Ma globale significa anche non solo dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista tematico, l'impatto delle organizzazioni sanitarie di ciascun paese, la capacità di portare a ognuna delle persone, a ognuno dei cittadini e delle cittadine di un paese lo stesso livello di protezione, di tutela, la capacità di leggere oltre l'aspetto medico, di leggere l'impatto psicologico, l'impatto sociale. Pensiamo cosa sono state le restrizioni necessarie per il contenimento del virus nella crescita dei ragazzi più giovani. Tutto questo indica che il concetto di salute è un concetto sempre più esteso, sempre più complesso, sempre di più multidisciplinare, con uno sguardo che deve essere sulla propria nazione, sui propri cittadini, ma in realtà sul mondo intero. E quindi l'idea del Festival della Salute Globale oggi ne esce ulteriormente rafforzata, è ancora più evidente quanto sia stata un'intuizione fondamentale quella di avere un Festival della Medicina che si declinasse come Festival della Salute Globale. E la seconda osservazione che noi tutti abbiamo tratto da questo anno difficile è il valore della competenza, il valore della scienza. E nei momenti di grande difficoltà, nei momenti in cui una sfida nuova, inattesa, ci sfida, ci colpisce, ci obbliga a una reazione rapida, c'è un ancoraggio forte e questo è la scienza. E la scienza sono non solo le conoscenze che abbiamo, ma anche, e lo dico da rettore che ha l'orgoglio di dire che siamo l'Università di Galileo Galilei,
la scienza è anche e soprattutto il metodo scientifico, che dal nostro studioso più illustre prende il nome. La capacità, cioè, di mettersi in discussione, di interpretare dati nuovi, dati che cambiano continuamente la nostra percezione, la nostra comprensione dei processi medici. E Covid-19 ce l'ha mostrato con grandissima evidenza. Non solo una pandemia sconosciuta, ma una pandemia che abbiamo imparato a conoscere giorno dopo giorno, per i quali gli interventi, sia dal punto di vista della cura che dal punto di vista della prevenzione, hanno dovuto essere adattati, modificati continuamente sulla base di quello che imparavamo. E allora lasciatemi dire che sono particolarmente felice che questa edizione del festival, che ovviamente coprirà molto estesamente il tema del Covid-19, avvenga nella nostra università. Nella nostra università, perché la nostra università ha avuto il grande privilegio di unirsi al proprio sistema regionale della sanità per rispondere con grande efficacia, e lo ha fatto con passione e determinazione, ma anche perché la lettura della scientifica e la comprensione che abbiamo potuto e saputo dare di questa pandemia, e anche l'indicazione che il grande valore della scienza, del valore della scienza, dell'investimento della scienza, della libertà della scienza, sono valori cui noi crediamo molto e che rappresentano una difesa per la società. Grazie Rettore, grazie per queste parole, per aver ricordato soprattutto il valore della competenza e della scienza in un momento di emergenza che è sanitaria, ma è anche, come sappiamo, sociale. Ricorderei anche, in questo sguardo globale che ci deve interessare tutti, quelle che sono state le conseguenze anche da un punto di vista psicologico, i disagi psicologici, a volte psichici, che ha comportato il blocco totale di ogni attività la scorsa primavera. Sono temi sui quali anche ci stiamo confrontati in diversi webinar, che sono stati un pochettino anche il filo conduttore dell'approfondimento in questi ultimi mesi. Insieme alla consigliera comunale Stefania Moschetti, prego anche di portare il nostro saluto al sindaco Sergio Giordani, vorrei con lei, insieme al ricordo splendido di una città viva, piena di giovani, studenti, cittadini, interessati ad un festival, come abbiamo detto, che abbraccia tutti, la salute globale, non un festival di medicina per addetti, ma un festival che si apre per far partecipare tutti, e quindi inclusivo. Vorrei con lei anche il ruolo di Padova, ricordava il Rettore, da Galileo Galilei alla pandemia di oggi. Che ruolo ha innanzitutto per Padova questo appuntamento? Prego, dottoressa Moschetti. Grazie, porto il saluto da parte del sindaco Sergio Giordani e di tutta l'amministrazione comunale a questa seconda edizione importantissima di questo Festival della Salute Globale. Per noi un onore poterlo avere a Padova. Ringrazio in primo luogo il presidente di Torino La Terza, Giuseppe La Terza, ma ideatore di questo festival, e i due direttori scientifici, appunto il professor Ricciardi e il professor Bella, che hanno stilato un programma davvero importantissimo con relatori di fama internazionale, direi. Ringrazio per aver scelto Padova. Padova, che sappiamo ha sempre dimostrato da secoli oramai di essere il centro del dibattito culturale della scienza, iniziando, insomma, l'ha già ricordato il professor Rizzuto, di una un'azione storica. Conferenze a livello universitario, e tra due anni celebrerà, sappiamo tutti, gli 800 anni.
di storia Padova con nomi che hanno contraddistinto il passato glorioso. Ricordiamo anche, se vogliamo, la prima donna al mondo che si è laureata a Padova con l'Arbiscopia. Ma lo dimostra, l'abbiamo già detto, Galileo Galilei, quindi fondatore della medicina sperimentale, della scienza moderna, e nomi importantissimi a livello medico da Pietro d'Abano a Giambattista Morgagni, insomma personaggi illustri che hanno fatto la gloria della città di Padova. Io credo che al di là del passato però è importante anche ricordarci il presente. Padova ha dimostrato e sta dimostrando sia a livello sanitario sia a livello di ricerca di essere davvero una delle eccellenze. Nel periodo Covid, visto che siamo nel mezzo di una pandemia, vorrei ricordare come l'Università di Padova e l'azienda ospedaliera hanno avuto il merito di una sperimentazione scientifica nel comune di Vo' Euganeo, che è stato davvero un laboratorio a cielo aperto, importantissimo proprio a Padova, perché è stato un modello veneto e direi un modello importante a livello internazionale, quello di testare tutti gli asintomatici anche durante questa pandemia. Questo ha dato un importante esempio di come Padova abbia davvero un riconoscimento nella sanità, ma non solo, a livello direi internazionale. Però ha tanta eccellenza nel campo della medicina e nei saperi. È importante anche un grande riconoscimento che ha ottenuto Padova proprio quest'anno, in quanto è stata nominata capitale europea del volontariato, la prima città italiana. Questo credo che sia importante anche perché proprio nel periodo del lockdown dottoressa, abbiamo qualche problema di linea, però aspettiamo. Certo, allora solo per concludere e ringraziare come appunto a tanta eccellenza si aggiunga anche questo aspetto importante a livello solidaristico, e la salute con la medicina e il volontariato possono arrivare lì dove è importante sottolineare che bisogna rompere quelle diseguaglianze, perché la salute di tutti e per tutte le persone che anche non hanno possibilità economiche, proprio perché deve essere un principio che va al di là del diritto dei singoli, ma deve essere un principio tutelato da tutta la collettività. Quindi grazie a tutti, io credo che questo festival possa arrivare anche a tutte le persone che hanno voglia di conoscere, hanno voglia di essere informate, e attraverso tutti i relatori e queste tematiche importantissime sono convinta che raggiungeranno il desiderio auspicato. Grazie a tutti e grazie per la collaborazione. Grazie dottoressa Moschetti, ricordo brevemente che abbiamo avuto un piccolo problema di linea, il cuore dell'intervento della dottoressa era legato proprio alla città di Padova, città definita capitale europea del volontariato, e quindi questo ruolo solidaristico sostanzialmente della città patavina rappresenta sicuramente un elemento in più anche di collaborazione, di sinergia tra tutti quanti che portano un contributo fattivo anche in questa circostanza, in un centro pulsante come Padova. E proprio con l'editore Giuseppe Laterza, organizzatore del Festival della Salute Globale, vorrei condividere un pensiero che è il seguente. Abbiamo detto collaborazione e privato, e proprio il Festival direi che rappresenta un magnifico esempio lucido di collaborazione tra pubblico e privato, perché se la difficoltà di organizzare un Festival già in presenza è tanta, figuriamoci in condizioni precarie, di difficoltà, con una situazione contingente che è quella che ben conosciamo tutti, a contatto diretto con chi la vive in prima linea.
Quindi tutto questo naturalmente è ancora più meritorio, Giuseppe La Terza. Ma grazie della seta. Io mi unisco alle parole dette dal rettore Rizzuto e dalla dottoressa Moschetti, che condivido totalmente. Innanzitutto li ringrazio e ringrazio le istituzioni dell'università e del comune, perché già nella prima edizione avevano, come dire, promosso insieme a noi il festival nella maniera più forte, convinta ed efficace. Naturalmente il festival non si poteva realizzare, non si potrebbe neanche concepire senza Walter Ricciardi e Stefano Vella, che poi ci racconteranno nel merito come abbiamo pensato questa edizione, che come è stato detto si realizza in condizioni difficili, tale per cui ancora maggiore la mia gratitudine nei confronti dei vari attori che hanno partecipato e collaborato. Prima di tutto, l'è stato già citato, oltre alla regione, oltre alla provincia, ovviamente come istituzioni pubbliche, è stato citato il QAM, il cui lavoro fondamentale da anni sui temi della globalizzazione e della salute è tutto dentro il festival e nella concezione del festival. E poi vorrei ringraziare anche, della seta ha citato la collaborazione pubblico-privato, le tante imprese, le tante aziende impegnate in prima linea nel lavoro sulla salute, sulla sanità, soprattutto in questa contingenza della pandemia, che sono i main sponsor, Avvii, Fidia Farmaceutici, la Fondazione MSD, Gilead, Intesa San Paolo, Roche e Sanofi, gli sponsor Vive Healthcare, e poi anche AstraZeneca, Bayer, Bristol, Mayer Squibb, Dalici Sanchio, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata VIM, l'Associazione Fuori dall'Ombra, ICVIA e il Museo di Storia della Medicina di Padova. Non mi posso soffermare su ciascuno di loro, ma veramente ciascuno di loro ha portato un contributo anche di conoscenza, di competenza, di impegno sul campo, di cui siamo grati e che si riverserà, e lo vedrete nelle parole di Walter Ricciardi di Vella, anche nel programma. Sul programma dico solo una cosa: è stato, come l'anno scorso, come la prima edizione, un lavoro editoriale e scientifico insieme. Quest'anno abbiamo deciso di partire già nei giorni di aprile, dovuta esserci l'edizione in presenza. Quando abbiamo spostato a novembre, abbiamo detto cominciamo a parlare subito, però, perché questo è il momento in cui va fatta una discussione pubblica sui temi della salute. Abbiamo aperto uno spazio che abbiamo chiamato Global Health Now, dove abbiamo realizzato circa 30 dialoghi con alcuni tra i maggiori specialisti della salute globale, raggiungendo veramente centinaia di migliaia di persone. Quindi abbiamo avuto e avremo un'edizione senza pubblico in presenza, ma molto interattiva col pubblico, che potrà intervenire, fare questioni, domande. Questo per noi è una questione fondamentale, perché, come dire, le competenze di cui ha parlato giustamente Rizzuto sono essenziali, ma appunto vanno discusse in pubblico. E in questo non è un caso che siamo a Padova, dove, come ha detto la dottoressa Moschetti, c'è una fortissima eccellenza del volontariato, e insieme, come ha rilevato il rettore, c'è un'eccellenza della didattica. Le competenze vanno messe a confronto con le giovani generazioni, ma con tutti i cittadini. Quindi sarà un'edizione molto interattiva, avremo gli eventi in lingua e traduzione simultanea. Avremo un'edizione particolarmente internazionale. Il problema di doverla fare in remoto, in collegamento, ha però il vantaggio che abbiamo potuto veramente avere i maggiori specialisti del mondo su questa questione. Quindi in pochi giorni, in quei giorni, avremo veramente, come dire, l'occasione di sentire l'opinione, la competenza, i progetti, i consigli, i suggerimenti su cosa fare da parte di alcune delle persone più straordinarie. Cito soltanto, visto che, come ha detto giustamente il rettore, si tratta di un festival di medicina, che al centro la medicina ovviamente sul piano della salute, ma come hanno voluto fin dall'inizio anche i direttori, cioè Walter Ricciardi e Stefano Vella, è un festival aperto al contributo e al dialogo con le altre discipline. Avremo Simone Pieranni che ci parlerà della Cina, Lucio Caracciolo, direttore di LIM sulla geopolitica, Mariana Mazzucato, una grande economista, sull'economia, e Giovannini sulla sostenibilità, che tornerà, e poi parleremo di informazione
con Giorgio Zanchini, giornalista della RAI di grande qualità, perché l'informazione sulla pandemia conta molto, determina anche i comportamenti della politica, l'influenza certamente, se non li determina, certamente contribuisce a manifestare l'opinione pubblica. E appunto questa è l'ultima cosa che credo per un editore sia importante dire, appunto l'opinione pubblica è parte di questo processo. In democrazia bisogna mettere le competenze dentro un dibattito pubblico, il Festival Salute Globale ha questo scopo. Nonostante, anzi soprattutto perché siamo in una fase così difficile, mantenere aperto uno spazio di discussione, seppur con i limiti, ma anche l'opportunità di farlo in questa forma, è fondamentale per la nostra democrazia, e in questo momento incrociare i temi di salute con quelli dell'economia, della politica, delle istituzioni, credo che sia fondamentale, ma questo nel merito ce lo spiegheranno, credo, molto bene, molto meglio Walter Ricciardi e Stefano Vella. Grazie all'editore Giuseppe Laterza anche per aver sottolineato il ruolo dell'informazione, avere anche ricordato, cari colleghi della RAI. In tal senso mi piacerebbe anche che accanto all'informazione ci sia un'attenzione maggiore al lessico, al linguaggio usato. Si diceva tanti con il Covid-19, con il coronavirus, troppi inglesismi, non tutti li capiscono, il messaggio anche al pubblico spesse volte è fuorviante perché questi inglesismi non vengono debitamente tradotti in una forma più semplice, e così anche il ruolo degli stessi specialisti, perché io vorrei sapere quanti nella popolazione sanno le differenze tra un virologo, un infettivologo o chi si occupa di pandemie, un epidemiologo e così via. È una cosa che mi chiedo ogni qualvolta viene usato una o l'altra come fossero sinonimi, e così non è, insieme a microbiologi e così via. Insomma, un lavoro d'equipe editoriale e scientifico che andiamo ad esaminare anche insieme al professor Walter Ricciardi, e abbiamo detto direttore scientifico, ma ricopre tante importanti cariche. Professore, abbiamo detto malattie e globalizzazione, ma anche guerre, diritti, povertà, salute ambientale, animale, mobilità umana, sono tanti i concetti che verranno esplorati nelle decine di incontri, dialoghi, definiti visioni in questa settimana estesa di approfondimento. Le chiedo intanto, tra didattica, esperienza e a confronto, come è nato questo progetto scientifico di quest'anno e questo programma ispirato naturalmente all'attualità, dove lei è in prima linea da tanti mesi, lo sappiamo. Ma innanzitutto ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione di questo evento, perché questo è un lavoro di squadra, ovviamente innanzitutto Università e Comune di Padova, do per scontata il pilastro fondamentale della casa editrice Laterza, ma vorrei dire che l'anno scorso noi abbiamo cercato di spiegare che cos'è la salute globale, e a dire dalla risposta dei cittadini che hanno partecipato numerosissimi, in qualche modo ci eravamo riusciti. Però quest'anno per conto nostro l'ha spiegato la pandemia, e voglio sottolineare che quel video che abbiamo proiettato e quelle affermazioni che io avevo fatto le avevo fatte nel marzo dell'anno scorso, e avete forse notato che al primo posto avevo messo la prossima pandemia. Perché? Perché, come lei diceva, la scienza epidemiologica, la metodologia epidemiologica è una delle branche della medicina più precise, più in grado, si dice, di esercitare una capacità predittiva degli eventi. E devo dire che, avendo partecipato alla gestione con diversi ruoli di numerose epidemie e pandemie, a partire da quella che ha sconvolto il mondo della SARS, che è il vero e proprio turning point, diciamo, della epidemiologia moderna delle malattie infettive, era scontato che prima o poi ci sarebbe stato un evento del genere. Tant'è vero che nel libro che è stato appena pubblicato, Il mondo alla fine del mondo, dico che la pandemia era l'evento più prevedibile, così come è ampiamente prevedibile tutto quello che succederà domani, dopodomani, alla luce della curva epidemica, alla luce delle decisioni prese e non prese. Perché? Perché nella città che ha inventato e nell'università che ha inventato il metodo scientifico, questa è l'unica ancora che noi abbiamo per cercare di capire il presente e di preparare il futuro. E lo facciamo a Padova, o adesso in maniera virtuale, nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini, delle persone di buona volontà che vogliono sforzarsi di capire, ma non per ragioni accademiche, per preparare
bene la propria vita, per stare sicuri nelle attività quotidiane in questo momento, per non prendersi un virus insidiosissimo, ambiguissimo, per non andare in terapia subintensiva o in terapia intensiva e per capire che con il loro singolo comportamento possono contribuire al benessere mondiale. Devo dire, l'ha già detto Giuseppe Laterza, il programma quest'anno è straordinario. Se quello dell'anno scorso era stato bello, bellissimo, quest'anno, ed è il vantaggio nello svantaggio di avere una edizione virtuale, è stato anche per il Congresso Mondiale di Sanità Pubblica che abbiamo appena concluso, abbiamo avuto una partecipazione pazzesca sia in termini di speaker e sia in termini di proprio di partecipanti, perché abbiamo in tre giorni avuto 7 milioni di contatti e naturalmente abbiamo avuto la possibilità di dialogare su questo con anche colleghi, in quel caso erano un'audience qualificata, che però venivano da parti come da paesi come l'Africa, come l'Asia, in cui non sarebbe, da cui non sarebbe stato possibile partire per raggiungere Roma, che era la sede originale. Sapete che questo programma straordinario ci aiuterà, io credo, a capire il presente, e sapete che nei giorni scorsi c'è stato un intenso dibattito, io ero tra coloro che volevano chiudere tutta una serie di attività non essenziali, purtroppo in un momento in cui la circolazione del virus è talmente intensa che semplicemente stando all'interno di un ambiente chiuso, non presidiato, se c'è un super spreader questa infezione te la prendi. Ma io voglio considerare questo luogo del Festival di Padova come veramente una palestra, come un'accademia nel senso migliore del termine, dove si pensa e si prepara il futuro con il pilastro certamente della scienza spiegata ai cittadini, ma con la scienza e con la competenza, per cui voi non troverete mai virologi che parlano di clinica, clinici che parlano di sanità pubblica. Troverete le persone, le migliori al mondo, che parlano delle cose che sanno e che in questo modo contribuiscono a non generare confusione e anche alla politica a prendere le scelte più appropriate. Non c'è dubbio, la politica è in ritardo, non soltanto in Italia, dappertutto. I politici sono in questo momento terrorizzati dalla crisi economica, sono terrorizzati dal prendere delle decisioni che dovrebbero prendere al tempo giusto, nel modo giusto, e però il nostro compito è quello di porli di fronte alla decisione più responsabile, più razionale, più lucida nel momento in cui, come si diceva, una terribile fatigue, è stata proprio coniata questo termine, Covid fatigue, coinvolge ormai il 60-70% di noi. Nessuno di noi ne è indenne. Ma Galileo avrebbe detto che da questa crisi, da questa confusione, da questa terribile vicenda che ci sta colpendo e che in quel modo anche in tecnologie spaziali che abbiamo ci pone nella stessa condizione della Venezia, della Padova, del 400, noi dobbiamo essere razionali e la palestra migliore che noi possiamo attivare proprio per i cittadini è questa, una palestra in cui facciamo spogliatoio, facciamo capire che scelte dure in questo momento sono difficili, alla vigilia di mesi che saranno durissimi, ma che poi, come sempre è stato nella storia dell'umanità, ci sarà la luce, ci sarà un ritorno alla normalità e se questo sarà possibile grazie ai comportamenti nei nostri, di singoli e di collettività, e grazie alla scienza che ci darà delle soluzioni. Salute globale significa questo, significa lavorare tutti insieme a Padova, perché quello che è successo a Wuhan nessuno pensava che sarebbe arrivato così rapidamente da noi, ma questa è la vita contemporanea. La vita contemporanea ci insegna che dobbiamo prepararci alla prossima pandemia. Bill Gates, che è una persona con cui noi collaboriamo come medici di sanità pubblica da tanto tempo, dice che non sarà questa pandemia a cambiare il mondo, ma sarà la prossima, perché in questo c'è una terribile ansia, l'abbiamo visto, di rimozione, di ritorno alla normalità, e tutto sommato questo virus non ha quella letalità terribile di altri virus. Ma se noi non impariamo, non facciamo spogliatoio, e il Festival della Salute Globale di Padova può essere questa sede giusta, siamo destinati a infelicità ravvicinate, mentre invece con questi nostri comportamenti le possiamo evitare. E io vi restituisco la linea e so che Stefano parlerà ed entrerà invece nel merito di questo programma veramente straordinario di quest'anno. Grazie. Sì, professore, grazie, grazie. Intanto resti con noi perché poi ci vediamo prima della chiusura di questa nostra conferenza stampa di lancio del festival. La ringrazio per aver anche ricordato il ruolo dell'epidemiologia per un evento sì atteso, prevedibile, però a cui di fondo non eravamo pronti. Allora, capire il presente e preparare il futuro, questo fa anche capo a una responsabilità del singolo, attraverso anche un'attualità, una cronaca,
che vede proprio nel programma di quest'anno del Festival la globalizzazione nella sua migliore espressione. E quindi, professor Bella, altro direttore scientifico del Festival, parleremo di Cina, di Stati Uniti, di Africa, e in questa nostra così metafora sportiva che ha usato anche il professor Ricciardi, facciamo spogliatoio, ma dobbiamo il messaggio, perché altrimenti a volte le parole restano nell'aria. Invece il nostro obiettivo, professor Bella, è quello, attraverso una riflessione, che sia un messaggio comprensibile e che arrivi al cittadino globale, al cittadino che si possa nutrire, comprendere e utilizzare anche con responsabilità questi messaggi. Sì, grazie. Grazie a Daniel e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, tutti i tuoi colleghi collegati. Allora, effettivamente due cose che sono state già colleghi dette. Colleghi a cui prego, naturalmente potranno mandare anche delle domande. Sì, sì, magari, con grande piacere. Allora, riprendo soltanto due cose che sono state dette anche dai colleghi, prima di fare un rapido corsa sul programma che però penso che voi abbiate. Innanzitutto questo, il concetto del festival è che è diretto proprio ai cittadini, questo non è un congresso tra esperti, questo è un incontro, una serie di incontri in cui persone di straordinario livello spiegano con parole semplici concetti molto complessi, ma ai cittadini. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti noi, ma fondamentalmente ecco, è la differenza tra un festival e un congresso, obiettivamente, ma questo l'avete già capito. E poi questo discorso della multidisciplinarietà della salute globale, questa disciplina si chiama globale un po' perché la salute è globale, l'abbiamo capito benissimo, ma anche perché è vedere, leggere la salute e l'impatto sulla salute di tantissime altre discipline. La terza ha fatto dei nomi di persone che si occupano di economia, di storia, di sviluppo sostenibile. Ecco, proprio perché la salute globale è una disciplina multidisciplinare che riguarda tante cose. Allora io vi faccio dei nomi così, tanto per, ce l'avete il programma, ma insomma per darvi il livello di questa conferenza. Beh, iniziamo dopo l'inaugurazione, che sarà appunto il lunedì 9 alle 3, ci saranno le prime presentazioni. Le presentazioni che saranno, diciamo, la modalità, a parte che saranno tutte moderate da giornalisti o colleghi in grado di interloquire con lo speaker, e poi ci sarà il pubblico che potrà intervenire, ma il formato è quello dei TED Talks. Non so se voi giornalisti li conoscete, si trovano, sono delle presentazioni che hanno fatto anche i più grandi del mondo. Se andate lì dentro trovate i TED Talks di, appunto, di Bill Gates, di tanta gente, ed è il linguaggio che lì è importante, è la brevità anche. Quindi riassumere cose complesse in pochi minuti. Allora, comincerà Mark Dybul, che è stato il direttore esecutivo del Fondo Globale con la lotta contro l'AIDS, la malaria, adesso vive a Washington, che, diciamo, farà una specie di pronostico nei prossimi 10 anni, cioè una specie di visione, che succederà nei prossimi 10 anni, cosa ci dobbiamo aspettare. Ma poi, andando veloce, ci sarà un gruppo di colleghi, tra cui Massimo Galli, il dottor Miozzo della Protezione Civile, Giovanni Rezza, che parlano invece dell'epidemia di Covid, di come è stata affrontata nel nostro paese e nel mondo. Ma poi improvvisamente arriverà Sir Andy Hines, che è il più grande esperto del mondo di cambiamenti climatici. Perché? Perché abbiamo visto quanto la salute sia collegata ai cambiamenti climatici. Molti dicono anche che il Covid ha avuto, si è sparso anche grazie ad alcuni problemi di cambiamento climatico. Poi ci sono sessioni che riguardano, non so, le partnership pubblico-privato. Ne abbiamo bisogno come il pane oggi di queste partnership, perché se non ci mettiamo insieme il pubblico e il privato non ne usciamo, anche per quanto riguarda i vaccini.
E poi, appunto, la terza ha già citato Giovannini. Voi sapete che la salute globale è parte di quel grande progetto di sviluppo sostenibile che è stato firmato dalle Nazioni del Mondo nel 2015 ed è il famoso, diciamo, l'obiettivo 2030 in cui tante cose devono essere messe su per arrivare a un mondo, diciamo, più giusto, più sano, anche più sano. Vabbè, voglio... voi avete il programma, c'è Anna Mia Ekström, che è una collega del Karolinska, che parlerà del Covid in Africa, si parlerà di ricerca sul Covid, di che cosa si sta facendo, anche grazie a colleghi dell'Università di Padova. Parleremo, per esempio, di salute mentale, che è uno degli altri grandi problemi che il Covid ha scatenato. In un certo... abbiamo visto che c'è un problema di non è soltanto ansia, depressione, mancanza di sonno, insomma il Covid ha scoperchiato una serie di altre patologie. Poi anche ci sarà un altro talk sul cambiamento climatico di Luca Mercalli, che è un grandissimo esperto italiano di cambiamento climatico, che darà una prospettiva diversa, cioè dirà che cosa potrebbe succedere, perché vi ricordate qualche anno fa uno dei problemi era il climate change, diciamo, adesso abbiamo anche il Covid, ma il climate change non è andato, sta lì. E poi, ecco, malattie rare, ci parlerà di cancro, per esempio Walter Ricciardi, che è il chairman del Mission Board on Cancer della Commissione Europea, ci parlerà della visione della Commissione Europea e della ricerca e del Parlamento Europeo per sconfiggere il cancro nei prossimi 10 anni. Ecco, perché è uno degli obiettivi, e questo non c'è solo il Covid, ci sono anche le altre patologie, le malattie rare. Voi sapete quante di queste patologie sono state un po' abbandonate durante il lockdown e subito dopo, per tanti motivi. Quindi siamo un po' indietro sul curare anche le altre patologie, cioè persone che purtroppo hanno saltato milioni di visite, di controlli e di terapie. Poi c'è il mio amico Raffaele Bruno, che è un primario di Pavia, che racconterà i giorni terribili. Lui era il medico del paziente zero, diciamo, paziente uno, quello che sia. Quindi racconterà di prima persona che cosa sono state quelle 20 ore al giorno con la maschera in reparto. C'è il professor Marmot, Sir Marmot, che è il più grande esperto mondiale di diseguaglianze di salute e di determinanti sociali, cioè lui è la persona che ha fatto capire al mondo quanto la salute sia influenzata dai determinanti sociali. Che sono i determinanti sociali? Dove vivi, cosa mangi, quanti soldi hai, il lavoro che fai, insomma, ecco, questi sono i determinanti sociali. E questi sappiamo ormai che influenza hanno con la salute di tutti noi. E poi c'è addirittura Richard Horton, che è l'editor di Lancet, che è in prima linea nella lotta contro il Covid, ma insomma è l'editor forse della più prestigiosa rivista scientifica del mondo, che si collegherà appunto con noi poco prima di Jeffrey Sachs. Ecco, Jeffrey Sachs è stato già con noi l'anno scorso, è il più grande economista della salute, è considerato, era quello che ha scritto tra l'altro con il pontefice la Laudato Si, è consulente delle più grandi organizzazioni del mondo, ma è un uomo anche che dice chiaramente quando le cose non vanno, e ci parlerà di quello che è successo negli Stati Uniti. E poi si parlerà appunto del benessere degli italiani, di quanto impatterà il Covid su non solo sul PIL ma sulla vita di tutti noi anche dal punto di vista economico. Si parlerà, come ha detto Ricciardi, di migrazioni, perché è tutto collegato, è tutto un... E poi, per esempio, il sabato, ci stiamo arrivando verso la fine, ci sarà Peter Doherty. Allora, Peter Doherty, che aveva accettato di venire a Padova proprio qua prima, in era pre-Covid, è un premio Nobel della medicina, che ha vinto il Nobel perché ha scoperto l'immunità cellulare. Una cosa, io l'ho conosciuto ai tempi in cui lavoravo a Filadelfia, figuriamoci. Lui adesso è in pensione, è un australiano, e si è dedicato al concetto di One Health. One Health che cosa vuol dire? È un pezzo della salute globale che ingloba la salute globale, perché è la salute appunto non solo dell'uomo ma degli animali, della nostra terra, degli alimenti,
e perché abbiamo capito che siamo collegati, è tutto collegato. Siamo partiti dai pipistrelli, dagli animali intermedi, insomma, se noi non ci occupiamo anche della salute dell'ambiente, perché l'ambiente, così come l'abbiamo un po' distrutto, ha permesso anche che si alterassero degli equilibri delicatissimi, e ecco qui questa epidemia è uno degli esempi. E insomma, Peter Doherty ci parlerà di questo concetto. E poi abbiamo delle sessioni con Seth Berkley, che è il capo del Gavi. Sapete, Gavi è quella grande organizzazione che si occupa di vaccinazione. Adesso sono impegnati nella non tanto nella produzione dei vaccini, che questa è più frutto di una partecipazione tra accademia e industria, ma sono impegnati insieme a una serie di altre organizzazioni internazionali a far sì che poi, quando avremo il vaccino, questo sia per tutti. E questa è un'altra delle grandi cose di cui parleremo alla conferenza: come riusciremo a bloccare questo virus se il vaccino che ci sarà non sarà per tutti. Quindi ci sarà la nostra vice ministra degli affari internazionali e degli affari esteri, Emanuela Del Re, insieme a Peter Sands, l'attuale direttore esecutivo del Fondo Globale, perché si sta pensando, ci ha preso la disprovvista questo virus, ma insomma, si sta pensando a degli organismi che ci permettano di stare un pochino più pronti la prossima volta che dovesse succedere una cosa del genere. Io parlerò a un certo punto anche delle grandi epidemie del passato, perché molte lezioni le possiamo prendere da lì. Poi c'è la Mazzucato, sicuramente, che parlerà di economia sanitaria, ma al modo suo. Lei è una grande economista, lo sapete. Walter Ricciardi chiuderà la conferenza con una lettura, con un dialogo con Giuseppe Remuzzi su un'altra evoluzione della salute globale, che è quella che si chiama la salute planetaria, the planetary health. Quindi questo è un concetto addirittura che va oltre la salute globale, oltre la One Health, ma il fatto che dobbiamo preoccuparci della salute del pianeta, e poi scopriremo di cosa succede. Poi si parlerà tantissimo di Africa, perché c'è il QAM con noi, che ci aiuta a fare tante sessioni importanti, ma non solo il QAM, ci sono tante altre organizzazioni non governative che parleranno. C'è un collega inglese, Anton Posniak, che parlerà di dove siamo con l'AIDS, perché non ce lo scordiamo, ci sono ancora altre cose che adesso sono passate un po' in secondo ordine, ma sta ancora lì, e ci sono quasi 2 milioni di infezioni ogni anno, continua, non abbiamo il vaccino per l'HIV. Ecco, questo è un'altra, dice, perché lì non c'è il vaccino e noi pensiamo invece qui che ce la faremo? Beh, anche questo, di questo ne parleremo. E quindi c'è una sessione, per esempio, siccome stiamo parlando di vaccini, ci saranno Patrizia Popoli e Giovanna Scroccaro, che parleranno di innovazione farmaceutica. E questa sessione verrà appunto moderata dal presidente dell'AIFA, Mantoan, perché diciamo, i grandi vaccini o i vaccini che arriveranno fanno parte di quella grande valigia di innovazione farmaceutica che sta arrivando, ma che poi diciamo, deve essere mediata con una visione di sostenibilità del sistema. Stanno arrivando cose straordinarie, bisogna capire come inserirle all'interno di un discorso di sostenibilità. Adesso veramente mi fermo qui, ma perché sarebbe troppo lungo, ma insomma è talmente ricco il programma che, diciamo, sono sicuro rimarrete incollati ai vostri schermi per tutta quella lunga settimana in cui ci saranno a ripetizione interventi straordinari di persone che avete capito che livello sono. Grazie. Grazie, professor Vella. Resti con noi anche lei. Torno un attimo dall'editore Giuseppe La Terza. Un programma davvero ricco da un punto di vista scientifico, con relatori nelle materie economiche, sociali, storiche e soprattutto di grande spessore, come ci ha illustrato anche il professor Vella. Dottor La Terza, in particolare, possiamo dire che tutti coloro che potranno fruire anche di questo festival potranno farlo in diverse modalità, ricordiamolo, anche grazie al sostegno di tutte le persone che lei ha ricordato poco fa.
Sì, io ci tengo a ricordare anche il sostegno prezioso della Camera di Commercio di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Tutto il territorio appunto è, come dire, coinvolto e collabora a tutti gli effetti. Come ha detto Stefano Vella, che come ha detto, come hanno detto sia Stefano Vella sia Walter Ricciardi, il festival è fatto per portare, diciamo, materie complesse all'attenzione, alla consapevolezza di tutti i cittadini. Quindi ci tengo a dire che il lavoro editoriale che è stato fatto insieme ai direttori e anche all'università, devo dire, di Padova è stato quello proprio per rendere disponibili e accessibili e coinvolgenti tutte le materie complicate di cui Stefano Vella ci ha in particolare edotto. Quindi credo che sarà veramente un esercizio fondamentale di cittadinanza, perché in questo momento conoscere e comprendere tutte le dimensioni del fenomeno, in particolare della pandemia, credo che ci renda meglio in condizione, ci metta in condizione di fare scelte di cittadinanza, scelte importanti per il nostro futuro. Grazie Giuseppe Laterza. Esercizio di cittadinanza, direi anche esercizio di responsabilità, perché conoscere vuol dire anche poi adottare altro tipo di comportamenti rispetto talora a quelli dissennati che molte volte siamo costretti anche noi a dare cronaca come giornalisti e a volte anche come mediatori culturali per far comprendere quali siano invece quelli corretti. Ci sono delle domande intanto che sono giunte ai nostri relatori. La prima è per il professor Ricciardi. Mi chiedono, professore, quale sia il suo punto di vista su un probabile lockdown generalizzato. Venga evitato, però se viene evitato e se vengono prese misure rapide, urgenti, forti, adesso. Cioè, faccio l'esempio, le misure che riguardano il coprifuoco non si sono dimostrate efficaci in Francia, neanche in Spagna. Sono misure che qualcuno ha ironizzato, secondo me giustamente, il Covid non lo portano i metronotte, il Covid lo portano le masse di persone che si addensano a maggior ragione all'interno dei locali, all'interno dei trasporti locali. Quindi se tu a un certo punto pensi di poter limitare la circolazione di un contagio che in questo momento in alcune aree metropolitane è a 2.3, cioè significa che il raddoppio dei casi può avvenire di giorno in giorno, come abbiamo cominciato a vedere in Lombardia. Forse voi ricorderete, io 2 settimane fa ho detto che viaggiavamo su una lama di un rasoio e che avremmo potuto avere 16.000 casi prima del Natale. 16.000 casi li abbiamo avuti ieri, perché a un certo punto, non avendo fatto quello che dovevamo fare nelle passate 2 settimane, oggi ci troviamo di fronte a questo andamento esponenziale. Quindi possiamo evitare il lockdown generale? Sì. Lo possiamo evitare con le misure prese attualmente? No. Professor Vella, in che capire anche che cosa sia la salute globale e di conseguenza porvi anche un adeguato comportamento, un'etica quotidiana? Beh, se posso rispondere come già è stato però ben spiegato da Ricciardi, questo discorso che la salute è globale e non è settoriale dovrebbe entrare nella testa di tutti noi, cioè di quali sono i collegamenti che ci sono tra la salute di tutti noi, salute fisica, mentale, e tutto il resto, tutto quello che si svolge nel mondo. Ecco, quindi è un, come posso dire, non possiamo fare finta e contare soltanto sulla medicina. La medicina conta, ma va modulata con tutti gli interventi su tutte le altre sfere. Vedete, guardate che cosa ha fatto. No, la cosa, forse, diciamo che la lezione più grande del Covid, al di là della tragedia di tanti morti, è un piccolo bagno di umiltà. Cioè, l'uomo che pensava di essere
invincibile, che è andato sulla Luna, che aveva i farmaci straordinari, che fra poco potevamo battere qualsiasi cosa, è bastato un virus, che tra l'altro è già successa una cosa simile, anzi varie volte, vi ricordo che Ebola è successo così, passato dagli animali all'uomo, l'HIV pure, la SARS è stata ricordata, è risuccesso una cosa che dovevamo sapere che sarebbe potuta succedere, è bastato un virus per... In realtà ha bloccato, ha paralizzato il mondo, ha paralizzato l'economia, ha paralizzato le teste e ha fatto morire tante persone. Quindi obiettivamente pensate alla fragilità che abbiamo e quanto invece pensiamo di essere forti e non lo siamo. Professor Ricciardi, il non sapere è un peccato, ma siamo di fronte, lo chiedo anche al rettore in un proprio in un frangente, in un 30 secondi di risposta, abbiamo a che fare con cittadini meno consapevoli, più incattiviti? No, abbiamo a che fare con cittadini sicuramente, ma questo non solo in Italia, poco consapevoli. Si tratta, diciamo, la parola è brutta, suona male, illiterate dal punto di vista scientifico e illiterate dal punto di vista sanitario. Noi lo traduciamo con analfabetismo funzionale, che è una brutta parola, però significa che purtroppo, ma questi sono dati molto chiari, la stragrande, noi siamo purtroppo in coda a tutte le classifiche sull'analfabetismo scientifico e sull'analfabetismo sanitario. Sono dati fatti dal PISA, dalla Commissione Europea, dall'OCSE, perché onestamente le nostre scuole, le nostre università, le nostre famiglie non sono motori di trasmissione della conoscenza scientifica e della conoscenza sanitaria. Non è un caso che le grandi truffe sanitarie da Di Bella a Stamina sono accadute da noi, voglio dire, addirittura hanno permeato decisioni parlamentari, cioè ci sono state delle decisioni parlamentari che hanno dato finanziamenti pubblici a quelle che poi si sono rivelate delle truffe. Quindi non è colpa dei cittadini, i cittadini sono così e questo è frutto di un sistema in cui gli investimenti sulla scuola, sull'innovazione, sull'educazione, sull'università sono stati pochi e quindi questo è il risultato. Quindi dobbiamo aiutarli, cioè dobbiamo aiutarli spiegandogli bene, perché poi in queste condizioni si è facilmente vittima della, non solo della, diciamo della cattiva informazione, ma della disinformazione. Cioè quando tu trovi, ovviamente nei social media, che questo virus è inventato, che questo virus è una balla terrificante elaborata, eccetera, è chiaro che delle persone che sono in quelle condizioni ci credono. Allora opportunità come questi festival sono importanti, sapendo ben presente che noi addetti ai lavori dovremo passare tanta parte del nostro tempo a parlare ai non addetti ai lavori, ma lo dobbiamo fare con quel linguaggio che dice il professor Bella, con questi strumenti, cioè non discorsi ampollosi, non discorsi che parlano a noi stessi, ai nostri colleghi, ma discorsi molto semplici, molto comprensibili, molto diretti. Poi alla fine la gente capisce e capiscono anche gli elettori, perché voglio citare il caso del primo ministro Jacinta Ardern, che è stata quella che ha preso le misure più dure, più precoci, ha fatto un lockdown, il primo con 100 casi e il secondo con 5 casi, ha debellato, ha risanato, per quanto è possibile risanare, la propria economia ed è stata rieletta con il 50% dei voti. Quindi questo riprova che quando parli bene ai cittadini in maniera chiara, i cittadini capiscono. Se posso, io credo che oggi abbiamo cittadini e cittadine molto diversi tra loro. Abbiamo cittadini molto spaventati e abbiamo cittadini che non hanno la piena percezione di come il contagio galoppi, di come la diffusione nell'RT2-5, come diceva Walter Ricciardi, significhi una crescita drammatica che va fermata. Quindi io credo che il primo obiettivo deve essere riuscire a parlare a entrambi, riuscire a parlare ai cittadini e alle cittadine molto spaventate, spiegando che le misure funzionano, che gli approcci di contenimento non ci devono privare di una vita normale, e parlare ovviamente agli altri per spiegare che i comportamenti poco appropriati sono un rischio
per tutti, non solo per loro. E quindi vi chiedo che questo sia un elemento importante, cominciare anche a capire che abbiamo davanti una platea molto diversa, dobbiamo saper raggiungere entrambe. La seconda, e anche su questo Walter aveva parlato, io credo che noi abbiamo una grande responsabilità come scienziati. Noi dobbiamo avere la capacità, da una parte, di parlare e far parlare quelli che sono realmente gli esperti dei singoli ambiti, quindi che non inventiamoci, perché siamo uomini di scienza, la capacità di parlare di ambiti molto diversi dai nostri. Parliamo di, è chiaro che come scienziati abbiamo una capacità di leggere agevolata, ma facciamo sì che gli esperti siano gli esperti veri, gli esperti che si occupano di quell'argomento. E poi il secondo, per questo mi sono appellato al metodo galileiano, con l'umiltà della scienza, che deve leggere in ogni momento i dati, non dare verità apodittiche, dire sulla base di quello che sappiamo in questo momento, questa è l'interpretazione, la lettura e quindi l'indicazione, con misura e chiarezza, avendo chiaro che un mese dopo i dati ci possono dire qualcosa di completamente diverso. Pensiamo a quanto nella lettura iniziale di questa epidemia le informazioni da parte di esperti molto autorevoli, da parte di organizzazioni, si sono rivelate poi sottostime, sbagliate, quindi via via si è dovuto modificarle. Ecco, questa non è una prova dell'inaffidabilità della scienza, ma della forza della scienza, che trae dai dati l'indicazione sempre più precisa su come agire. Io credo che se noi saremo in grado di parlare a tutti, e secondo, di parlare con misura e chiarezza da parte dei veri esperti, facciamo un grande servizio alla nostra società. Grazie Rettore, la forza della scienza nelle sue parole. Professor Vella, chiudo con lei, ha fatto cenno, parlo allo specialista, ad un termine, ad una deadline, il 2003, anche progetti. Penso anche tra i vari, noi abbiamo parlato di cancro, di una visione della ricerca sulle malattie rare, su quelle patologie che questa fase storica ci ha purtroppo costretto, per tanti pazienti, non curare con la dovuta attenzione, quindi anche alle cosiddette comorbidità che con anche il Covid si sono aggravate. Penso per esempio tra i vari virus all'epatite C, dove il 2030 sarebbe stato il termine per l'eradicato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, oggi vi sono anche dei test abbinati, professor Vella, su cui il paziente, su cui il cittadino può naturalmente contare, test che possono verificare il test della Covid, assieme anche alla cosiddetta evidenza e l'individuazione del sommerso per altri virus, ad esempio l'HCV, ma anche, perché no, l'HIV. Tutto questo che cosa potrebbe consentire, secondo lei, in vista di quel termine del 2030? Beh, il termine del 2030 è una cosa, diciamo, è una specie di piccolo sogno, perché non riguarda soltanto l'eradicazione di tante malattie, no? Diciamo, i Sustainable Development Goals, di cui parlerà Giovannini, tra l'altro, durante la conferenza, riguardano tante cose, ma sono tutti intersecati. La salute rientra in quasi tutti. Tra i vari obiettivi ci sarebbe quello di, diciamo, far fuori l'HIV, perlomeno fare fuori in senso così figurato, cioè abbatterlo e anche eradicare il virus dell'epatite. Noi sappiamo che abbiamo questi farmaci che da noi ci sono e possono effettivamente far sì che questo virus, un altro virus che ha fatto tanti danni, possa essere, diciamo, abbattuto. Certo, qui c'è anche un altro problema importante di cui si parlerà durante la conferenza, il discorso anche delle diseguaglianze di accesso, perché voi sapete che noi abbiamo delle cose straordinarie nelle nostre mani, c'è il discorso che non tutti i paesi hanno lo stesso accesso ai farmaci o alle terapie che abbiamo noi. Quindi c'è un discorso che di nuovo diventa globale. Però intanto cerchiamo di fare il lavoro che dobbiamo fare nel nostro, diciamo, dalle nostre parti, e questo sicuramente riguarda adesso intanto
lavorare sul Covid. Finché non ci sarà il vaccino dobbiamo comportarci in un certo modo, l'ha ricordato Walter, perché se no non gliela facciamo. Io ho scritto, ho contribuito a un articolo, finisco così, oggi è uscito sulla Repubblica, sui vaccini, che sta sulla pagina dove c'era anche quello che dice Fauci, che dice: guardate, ne usciremo, se ce ne usciamo, nel 2021, quindi calma e gesto. E io ho scritto che, come ha detto Churchill dopo la prima vittoria inglese, durante a metà della Seconda Guerra Mondiale, ha detto: attenzione, non è la fine, non è neanche l'inizio della fine, forse siamo adesso alla fine dell'inizio, quindi ci sarà ancora da lavorare tanto e da stare molto molto attenti con i nostri comportamenti. Quindi speriamo che la scienza ci aiuti, ci aiuterà, però bisogna essere in questo momento, capire quali sono le misure che ci permettono di non farci travolgere. Grazie professor Vella. Anche, dobbiamo dire, il conferimento qualche settimana fa. Nobel per la medicina, 3 ore di riflessione su di un virus che oggi è possibile, che ancora troppo poco sappiamo, senza naturalmente fare confusioni, considerando quella che è la storia di questa pandemia, che naturalmente verrà esplorata, come abbiamo visto, con grande attenzione e con grande capacità in questo tempio della scienza, che sarà il Festival della Salute Globale di Padova. E io in tal senso vorrei ringraziare il condirettore del Festival della Salute Globale, il professor Walter Ricciardi, il professor Stefano Vella, per essere stati insieme quest'oggi, in questi 58 minuti, un'ora scarsa, che spero si una situazione e un approccio multidisciplinare alla salute globale, che in novembre via web i siti lo conoscete per globale chiamenti proseguimento.